Felice regresso, figli della me. Come state? Avete visto che bella qualità che abbiamo? Sì. Oggi dobbiamo trattare un mega VIP, quindi ha detto CTM, abbiamo messo la telecamera nuova che ci ha regalato Antonio. Grazie Antonio per questa bellissima webcam. Sì. Ci hai sempre rimato contro, ma questa volta avevi ragione. Ma te rimi contro, sono un poveraccio. Quello è come Cutti, è venuto con l'aereo. Mica è venuto che non si può venuto dire. Barlo, non si può che dire sei calabrese con i gommoni. Tutto il terreno sei venuto gommone, mio zio non ce l'aveva. Like, condivisione e commento qua sotto. Per cosa? Che ancora non hai fatto niente. Per questa fantastica canzone della signorina Michelle. Ah, sua fiducia alla Michelle. Michelle è sempre stata una di quelle che io ho adorato nella mia vita. A me no, io la odio. Perché? La odio, non so. C'era. La televisione è meravigliosa. Tu basta che accendi la TV e puoi odiare qualcuno a caso senza che ti abbia mai fatto nulla. Vabbè, ma quello anche YouTube, guarda cosa hai fatto tu. Comunque, ascolta. Un po'. Io ieri sera, no, ho acceso la TV e ho guardato Striscia Notizie, perché sai, io controllo che sia mai che c'era quel Jerry, mio amico Jerry. Jerry chi? Calà. Jerry Scotti. Ah. Che diceva alla Hunziker: vuoi vedere una cover che hanno fatto su YouTube? E gli ha messo più bella cosa di un giapponese che cantava. Jerry Scotti, ti voglio bene, sei il terzo arcade, secondo con me. Con Harry Ramazzotti. Allora, e perché questa pillola che non me ne fregava un ti volevo dire che la Michelle Hunziker purtroppo è bullizzata un po' da tutti quanti ed è per questo che l'hanno appoppato J-Ax. Capito, va bene. Michelle Hunziker, come si dice? Michele. È tipo Eschere e Michelle. Oh cazzo. Michele. Oh, oppure cazzo. No, davvero? Almeno questo senso musicale ce l'ha. Ce l'ha detto. Questa è la figlia. No, è la p***a madre. Chi che è? Guardale che numeri. Ma parlano in tedesco loro? Si lavora no. E sicuramente è quel braccio? Quello è del sangue, ce l'ha. Sono vent'anni che faccio. Ventennio. Sì, quindi passeremo tutta la reaction. Saluti romani con la gamba. Ma no! La mano si vede! Parla con l'altra che saluto di Novara! Saluto di Novara, ciao Novara! Sono troppo vera per questa scena italiana! Devo parlare! Deutsch! Ciao, sporco in tedesco! Io sono una bitch! No! Ma questa è una dissing? Sì! Ma questo è un dissing con l'altro bitch! Ma aspetta, fa le sporche in tedesco! C'è il capote! Che il popò! Wow! Beh! Sosa! Cavatappida! No, no! Ciao! Venga! Zanzano! Ma guarda com'è incazzata! Poi c'è questa faccia carina lei, no? Sì, Porca tro***o! Ouch! Ouch! Vabbè, a breve un featuring con Jay Zuz. Assolutamente. Proprio subito, cattivissimi malandrini. Vabbè, ma dobbiamo guardare sta roba? Non so. Aurora, lei è davvero punk rocker. Non vuole mischiarsi con la trappa. Ha ragione. Comunque, tu aspetti i saldi, io saldo i conti. Boh, basta raga. Tutta sta parruccata per presentare All Together Now, che sarà il prossimo format che andremo a commentare se non ce lo tanano. Sento già che mi viene il male al cuore. Se non ce lo tanano. Mi viene il male al immagina cuore. Immagina c'è il fallimento, no? 100 giudici microfonati che non possono parlare tutti insieme, quindi avranno tipo un secondo e mezzo di notorietà a testa. Ma raga, ma è tutto bellissimo. Io non ho ancora tutto visto, non ho idea di cosa sia questa trasmissione e l'andremo, non voglio informarmi. Andremo a commentare. Guarda, giuro, non voglio informarmi finché non lo vedo. Noi non ci informiamo mai. Non voglio sapere niente. Noi siamo la voce della disinformazione. Allora
e dell'enfisema anche. A parte che adesso leggo il testo perché secondo me ci sono delle cose molto fini. J-Ax non puoi non dire è... fini, che già quella è tedesca. Hai ragione. Se si mette già anche fini. Ma fini ha preso la camicia nera al chiodo. Eush, tamo. Sì. Eush. J-Ax non è nuovo a far rappare gli artisti con cui collabora. Come no. fa J-Ax a farli rappare così bene? Chiama se poi... poi e gli fa schifare. vabbè, è probabile. Come fa a farli rappare così bene se nel momento in cui poi ci sono dei prodotti musicali reali che escono e scavalcano le classifiche e fanno schifo al c***o, sono perché? Neanche un quarto di questo. Uno, perché lavora con dei professionisti. Due, perché li mette a proprio agio. Tre, perché no, tre, perché non sono ragazzini quelli che peluce. Io vorrei fare questo filone nuovo che ha lanciato J-Ax con Neck, Jerry Calà, Michel Hunziker. Ma io voglio un disco intero. In un'epoca dove qualsiasi ragazzino si sente in dovere di dire minchiette e trappare, qualsiasi mezzo artista ha praticamente l'obbligo di avere degli autori per poi dire cazzate che non stanno né in cielo né in terra, Ax ha preso delle personalità del mondo dello spettacolo e li ha fatti treppare proprio per prendere per il culo sta cosa che adesso devono treppare tutti perché è la moda, e sono molto più credibili perché alla fine dicono cose vere. Cioè i soldi ce li hanno davvero, vogliono fare gli sboroni, lo possono fare davvero, sono famosi davvero. È molto più credibile una Hunziker dicendo quello che ha detto, ovviamente gliel'hanno scritta la canzone, vabbè, ovvio, che un trapper malandrino qualsiasi che si prende l'aiutante a scrivere e dice muovo i chili, sparo, dispo, faccio, ti aspetto col ferro, Napoli, Milano, cazzate. Ma poi posso dirti un'altra cosa? Alla fine c'è stato un piccolo spin-off di quello che è stato nel backstage. Tu lo sai quanto è difficile, e lo sai quanto io lo è so quanto è difficile prendere una persona, metterla in studio di registrazione e dirgli falla così, perché molte volte non si mettono in gioco. Non hanno la agio. Capacità di recitare. Sì, ma ascolta, ha preso Neck, che è già un cantante. Esatto. Jerry Calà, che è tutto, è il quanto dello spettacolo. E la Hunziker, che è una soubrette vecchia scuola. Vecchia scuola nel senso che prima le soubrette non dovevano essere solo belle, dovevano sapere un minimo recitare, cantare, simpatica. Ballare. È una delle poche simpatiche in Italia, la Hunziker, eh? Ce n'è tante di donne. Questa affermazione potrebbe non essere vera, però. No, a me fa ridere un botto lei. Poi quando parla in tedesco. Sì, lì ci rompe il cuore proprio. E poi una bella donna. Una bella donna. Sì, basta, che poi la figlia ti cava le palle. La prima parte era un po' meno della seconda, forse perché dovevo ancora prendere coffee. Ma io non lo so, io ho visto che mi sono sentita ieri. Ma sei una merda. Mi sono sentita ieri. La seconda parte, ciao. C'erano tutti i cliché del rap, da Lamborghini del cazzo. E intanto però non era trap la canzone, infatti era molto più grime, era core. Genius non mette le parti. Come non mette le parti? Vabbè, le abbiamo messe noi. Devo parlare in Deutsch. Io sono la fidanzata d'Italia, tu sono una bitch. Bella. DJ Enzo. Ah, quindi è DJ Enzo la bitch. Sono un collier di Cartier. Chiamami babe, chiamami Lauren. La mia visa è come una notizia, striscia. Prendi tante mazzate quando capiti qui. Bene. Ma non sentirai le risate, non è paperissima sprint. Becca più di qualche insulto che mi pesta il piede, perché faccio parte di un culto. Alex l'Ariete. E c'era dentro lei. C'era dentro lei, se non sbaglio. Sì, evidentemente. Bang bang, 12 ritocchi per 12 rintocchi per età. Porca tro... Strippi come quando giravo in slip, Roberta. Bei tempi. No. Ho il calendario Max. Non fare tanto il dritto che ti guardo e in 3 secondi ti fai rosso, Gabibbo. Bomba. Non sei Nicki Minaj, non sei nemmeno Cardi. Presento la realtà, mica reality. Certo. Levati! Tanti dissing. Nonna. Zero rivalità, ti mangi i miei scarti. Per spiegarti che sei solo un fake, io trussardi. Potrebbe essere un testo di Spero e Basta, ragazzi. Sì, no. Non so perché. Molte rime qua. E poi è tutto vero, raga. Anche se, ripeto, gliel'hanno scritto, ma gliel'hanno scritto su misura, è tutto esatto. Vero. Se senti urlare, vedi squali con i denti aguzzi. Questa è la cosa più bella, sì. Non è l'isola della Marcuzzi. E poi l'ha detto anche Mad Bazzap. Sono io nella Jacuzzi. Certo, ma quello Jacuzzi comunque lo riprendi sempre, eh. Sti quattro pischelli fanno i fighi, gli chiudo nella botola di Jerry. Bello. I miei amici ti zanzano tutto. Questa è la scritta Ax. I miei amici ti zanzano tutto. Ho un orologio che brilla come le luci da Barbara D'Urso. Pesantissima. Cattiva ma con gusto, faccio alzare pure l'IVA se il prezzo è giusto. Grande. Tu fatti selfie, io faccio i soldi. Tu aspetti i saldi, io saldo i conti. Tu fai spaccate, io spacco in diretta. Qual è diletta? Vengo prima. Grande. Prediletta. Doppia difesa dalla misoginia. Non arrivano alle mani neanche in classe di anatomia. Questa non avevo capito, è pesantissima. Sei un trapper ordinario. Se vuoi ti rispondo dopo che ho portato Lilly dal veterinario. Io voglio anche parlare della gente che fino a ieri scriveva su Instagram, su Facebook, trash, minchia il trash della televisione. Ma beh, c'è più qualità in sto trash qua che... Se tu mi chiami trash questo, allora devi chiamare trash metà dei prodotti che sta buttando fuori la scena musicale italiana in questo momento. Non hanno capito la differenza tra trash e la parodia. Esatto. Quando lo youtuber del merda fa la parodia
e dite è il rapper migliore di tanti. Minchia, l'ha fatta lei che è una soubrette la parodia e dice che è trash. Il trash è un'altra cosa. Quello che è stato fatto è uno specchio mostruoso dei tempi, ma non solo il video, ma anche tutto quello che viene dopo il cliché, video. Tutto quello che viene intorno e si genera questa macchina dove puntano il dito, dicono questa è merda. Oh, sì. Soltanto perché poi viene scoperchiato il loro teatrino del c***o. E fai vedere che un artista che non è una rapper riesce a mangiare in faccia a metà dei rapper uomini. Sì. Non sto parlando di rapper, non sto facendo una distinzione, ragazzi. Di rapper, perché appunto, a livello di interpretazione, a livello di pezzo, poi mettici che non è roba sua ed è stata scritta da altri e quello che cazzo volete. Ma raga, ma è figo. La differenza tra lei e una che rappa i testi di Jake La Furia, per dire qual è. Se domani devono dire a Enzo Iacchetti: guarda che adesso va di moda la trap e devi fare Striscia la Notizia rappando, la deve fare rappando. Esatto. Nonostante il rap in Italia sia stato sempre un genere da ragazzini stupidi e adesso hanno capito che parla di cose, o che quando il potere d'acquisto è in mano a dei ragazzini stupidi, allora il ragazzino stupido non diventa così più stupido, no, ma diventa anche una risorsa. Ma anche da parte dei vecchi, della discografia, dei media, il rap era sempre stato esatto, una cosa da ragazzino. Però nel momento in cui ha il potere d'acquisto poi è quello del ragazzino, altrimenti non ci sarebbe stato The Voice con Elettra Lamborghini e quei, perché altrimenti non ci sarebbe Fedez a X Factor, tutti questi trapper al primo maggio a Sanremo. Quest'anno sì, ma l'anno scorso era molto più trap. Quest'anno non potevano evitarlo, Sfera, c'erano troppi problemi. C'è un relax anche al collo adesso. Siamo facilmente malleabili da delle istituzioni, soprattutto dai vecchi della discografia, ma anche solo dal pensiero comune, dove non ci si ferma a pensare e a ragionare. C'è uno che punta il dito e tutti gli altri dietro, eiteraggio gratuito. Ma mi sembra il classico bullismo bene. Della minchia. No, no, non è un bene. Quando tutti dicono merda, io mi fermo e ci penso, dico aspetta, vediamo cos'è la vera merda e cos'è no. Questa non è merda. Infatti. Ciao, bravi tutti.